benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. L'ex Geffina Carolina Marconi è un'attrice barra showgirl venezuelana naturalizzata italiana. Ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello ed alla settima edizione del GF VIP. Dopo aver sconfitto il tumore al seno, un paio di anni fa, Carolina Marconi ha voluto condividere su Instagram gli esiti degli ultimi controlli in ospedale. La bella Carolina ha voluto condividere un post sui social per avere più forza e sentirsi meno sola. È abituata a condividere momenti di gioia e di sconforto con i suoi fans. Ora è tornata la paura. Durante gli ultimi controlli in ospedale, l'attacca ha rivelato qualcosa al fegato. Le hanno consigliato di sottoporsi ad ulteriori esami di accertamento, facendo una risonanza con contrasto al fegato. Non nasconde di avere paura, è umano, è davvero dura per lei. Carolina ha salutato i suoi fans capaci di farle tanta compagnia nei momenti più difficili della sua vita. Ha spiegato che i risultati della mammografia eco sono ok, ma nell'attacca risulta qualcosa al fegato. Dovrà fare un'altra risonanza con contrasto per accertamenti. Si è lasciata andare ad un "non c'è mai pace" prima di continuare. Si è giustificata dicendo che era sparita per un po', proprio a causa di questa doccia fredda. Era spaventata. Dovrà attendere che la chiamino per effettuare l'ulteriore esame, probabilmente nel giro di 2 settimane. Quando ha ricevuto la telefonata da parte dell'oncologo per dirle di effettuare un nuovo controllo, le gambe di Carolina hanno preso a tremare. Il cuore ha accelerato e non nasconde affatto di essere un tipo ansioso. Deve imporsi la calma, distrarsi, in attesa dei prossimi esami. Soprattutto, bisogna pensare positivo, ha aggiunto, non fasciarsi la testa prima di romperla. Le sue paure non devono essere più forti della sua mente. Bisogna mantenersi attivi. Lei dipinge, lavora, riordina la casa e il giardino, cucina, libera la mente dai pensieri. Qualcuno le aveva consigliato di non dire niente per scaramanzia. Carolina Marconi la pensa diversamente. Chi crede in Dio e ha fede non dà importanza a parole come scaramanzia o iella. Ha allegato al post una foto in cui abbraccia Alessandro Tulli, il fidanzato che l'ha sostenuta tanto nella battaglia contro il tumore al seno. Carolina ha ricevuto un mare di messaggi di affetto e sostegno per la nuova sfida che dovrà affrontare. Che ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!